Mister Serpietri, quest'oggi una vittoria quasi esagerata, insomma un 10-0, però volevi vedere insomma la voglia di riscatto nei tuoi e c'è stata. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. Sì, volevo una reazione perché sabato diciamo abbiamo sbagliato partita, quindi faccio ancora i complimenti ai ragazzi dell'Anzio e diciamo che oggi c'è stata la squadra quella che voglio io, quindi una squadra brava su tutti i punti di vista. L'avversario forse non era quello insomma, dei piani alti, una partita che si è incanalata subito bene, 4-0. Che cosa ti porti dietro nello specifico oggi? Allora oggi, vabbè, diciamo che oggi sì, è vero, poi comunque ogni partita è sempre difficile, no? L'importante è l'approccio che uno, perché poi nel momento che trovi difficoltà a arrivare in porta, quindi poi dall'altra parte la partita può cambiare. Oggi siamo stati bravi, abbiamo giocato, c'è stata una manovra fluida e porto dietro la serenità, la tranquillità, so che sta squadra è una squadra importante e quindi quello lo porto dietro. So che comunque ha reagito a sabato scorso, abbiamo voltato pagina e sono dei ragazzi che durante la settimana si allenano tanto e il nostro obiettivo è quello di arrivare più alto possibile e oggi mi hanno dato una dimostrazione che comunque sia è quello che vogliamo un po' tutti, ecco. Luca Gaglietti, se ci doveva essere una reazione c'è stata, oggi oltre al punteggio molto largo, insomma anche caratterialmente, dal punto di vista tecnico, insomma buone cose. Sì, diciamo che ci siamo riscattati rispetto alla prestazione della settimana scorsa, e ci siamo impegnati allenamento, testa bassa e tutto lavoro, i ragazzi si sono impegnati tantissimo questa settimana, sacrificio, volontà. Eravamo tutti pronti insomma a far vedere veramente chi era questa squadra, grandi qualità tecniche, soprattutto tanta voglia di vincere, insomma fa sempre bene, no? L'inciampo contro l'Atletico Anzio Lavino è definitivamente alle spalle con questa vittoria? Sì, io penso di sì, insomma è stata una giornata storta per tutti noi e già da domenica insomma abbiamo deciso di non pensarci più, è stata giusto una brutta parentesi, un brutto sabato da lasciare alle spalle. Certo il punteggio è un po' pesante, 10-0, però che cosa ti porti via da questa trasferta per i tuoi ragazzi? Per i miei ragazzi, vabbè, complimenti, perché comunque tra il primo e il secondo tempo ho cercato di svegliarli un pochettino, esagerando come mio solito, però avendo l'accortezza di farlo dentro lo spogliatoio e non all'esterno. Finita la partita non ho potuto fare altro che complimentarmi, perché comunque il mio è un gruppo che ha avuto la massima espressione in Serie D e parliamo massima espressione di centro classifica, quindi sicuramente non ho nessun giocatore di livello, anche se ho qualche ragazzotto che comunque ha fatto l'Under 21 nazionale, non da protagonista, e quindi sa di che cosa stiamo parlando, perlomeno sul campo, tant'è vero che si è visto, parlo di Michele Caggiano, che è l'unico che durante la settimana non si allena per motivi di studio, però ha messo quel piglio diverso rispetto agli altri perché quantomeno non aveva soggezione, e quello è già stato molto importante. I miei purtroppo oggi, proprio per questo discorso di soggezione, non hanno dato proprio niente, l'unica cosa che hanno dimostrato è semplicemente che atleticamente ci sono, poi per il resto tutti errori, perché è ovvio che ho sfruttato il vostro video di sabato scorso per vedere le varie situazioni. Era ovvio che questa fosse una squadra che al di là dei singoli comunque puntasse molto sul secondo palo. Avevo cercato di avvisare i ragazzi in ogni momento di non distrarsi completamente e comunque di avere sempre un occhio di attenzione sul secondo palo. Il primo tempo, da come si vedrà nelle immagini, invece è venuto proprio il contrario, nel senso che i miei non hanno recepito bene e i gol sono venuti quasi tutti sul secondo palo. Altra attenzione che ho sempre detto, quella di riuscire a chiudere bene gli eventuali tiri, quindi ponendosi a difesa della porta e non in modo blando per evitare deviazioni che poi compromettessero l'eventuale parata del portiere, e se non erro ci sono due o tre gol avvenuti proprio per deviazione. E quindi già ho detto 3 o 4 sul secondo palo, 3 su deviazione del giocatore, quindi diciamo che per 7 decimi, perché 10 sono state le reti, per 7 decimi avevo previsto quello che sarebbe poi avvenuto, ma io devo lavorare. Abbiamo cominciato il 28 di agosto con questi ragazzi,
quindi non posso lamentarmi, sono contento, soddisfatto di loro perché non è facile sopportarmi, e però sembra che mi hanno capito e sembra che insomma un pizzico di bene me ne vogliono, e io più degli altri anni, devo essere sincero, perché ho sempre voluto bene ai miei gruppi, però questo è veramente un gruppo che mi aiuta in tutto e per tutto, per cui ripeto, oggi 10-0 è un punto di partenza. Abbiamo provato al secondo tempo, come si può vedere dalle immagini, una sorta di gioco a zona, tant'è che per un po' di tempo, diciamo minimamente, un po' in difficoltà l'United c'è stato perché non ha ben compreso cosa stessimo facendo, e quindi torniamo con 10 reti, una bellissima esperienza che non deve essere vista negativamente, tant'è vero che ho detto vi voglio sentire ridere e scherzare tornando come avete fatto venendo qui. E da questo momento avete motivo in più per lavorare in una certa maniera durante la settimana. Stop. Faccio i complimenti allo United, che non hanno certamente bisogno dei miei complimenti perché si sapeva, come dicevo in un'altra intervista, basta vedere gli sponsor che sono qui di fronte a me, si fa capire, fanno capire bene di che stiamo parlando, basta vedere la dirigenza che c'è. Noi, se non sbaglio, in panchina a livello di dirigenza forse eravamo 5-6 a casa e ero solo io, quindi va bene così.